Bentornati a tutti in questo nuovo video. In questo video andremo a modificare lo scarico della Golf del mio collega, al quale abbiamo fatto questa splendida doppia uscita da 100 mm con sotto una Y vuota, però mi dice che il suono non è sufficiente, quindi andremo a togliere anche l'altro pezzo di silenziatore che c'è all'interno del centrale. Lo scarico originale dell'auto è questo, che è stato opportunamente rimosso. Abbiamo messo qua in fondo la Y, quindi rimane all'interno un bombolotto identico a questo. Quindi adesso mettiamo subito l'auto sul ponte, andiamo a togliere lo scarico e andiamo a modificarlo, così almeno suonerà come si deve anche questo GTI. Però prima di incominciare facciamo partire la sigla. Attualmente lo scarico si presenta così. Vi lascio qua sopra o qua sopra il video di quando abbiamo fatto lo scarico e di come suona l'auto in questo momento. Ora ha la Y completamente vuota e questo è un 63,5. Si unisce con una Y a un 70. Centrale completo da 70, tutto qua. E c'è questo mega terminale che andremo a rimuovere adesso. Questo tappa davvero tantissimo. Andremo a fare quindi un pezzo dritto, una curva, e poi qua un pezzo lungo da 70 e di qua invece diventa 65, quindi probabilmente mi fermerò qui e faccio una riduzione a 65 con il catalizzatore di serie. Quindi andiamo a smontarlo tutto completamente. Qua andremo a ricreare la staffa che va qua all'interno e non dovrebbe essere troppo difficile come lavoro, dai. Però uscirà davvero qualcosa di veramente rumoroso, sono sicuro. Abbiamo rimontato tutto lo scarico qui fino a dove l'abbiamo tagliato. Ora manca un tubo dritto qui, là in fondo la riduzione, qua una curva, saranno circa 45 gradi più o meno, e un pezzettino dritto. Ho anche rimontato questa barra, così almeno da essere sicuri di passare sopra con il tubo. Non dovrebbe mancare molto, dai, un pezzettino e poi ci siamo. Sono molto curioso di sentire il suono senza il barilotto, perché così è completamente vuota l'auto. Speriamo non sia eccessivo, altrimenti quello lì me lo farà rifare. Dai, speriamo sia più rumorosa ma non troppo. Day 2. Abbiamo tirato giù l'auto, c'è qua già Luca che la prova. Ciao. E adesso siamo pronti per sentire il nuovo sound. Praticamente ho fatto il tubo dritto e basta, è abbastanza semplice come lavoro. Finalmente. Sei si pronto? Sente, almeno sì. Si sente, cavolo. Dai, buono. Dai, iniziamo a accendere l'auto. Si sente qualcosa adesso. Finalmente uno scarico da ometto, eh. Sono diventato uomo. Non ci resta che salire e andare a provarla, perché questa auto accelerare da fermo si sente davvero poco il suono. Confermi? Sì. Bisogna andare, far caricare un po' il motore, far caricare il turbo e poi si sente davvero il sound. Ora andiamo a provare questo bolide e sentiamo bene il sound un po' sotto carico, dai. Ci scarichi un prima seconda. Sì. Si
sente già di più il suono. L'unica cosa che manca a questa è il farting cambiata. Sì. Gli manca quel qualcosina per essere una vera VAG. Fa un po' di scoppiettini, un po' di scorreggine. Sei soddisfatto almeno? Sì, no, no. Suona bene. Tanta roba veramente. Se l'avessi saputo prima. L'avresti già fatto così? Sì, 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 di sicuro. Anche se in autostrada forse non sarebbe stato tanto. È buono. Un po' scomodo. Sì, difatti lei. Con i sedili dietro tutto rimane un po' ufattato dentro, però il rumore si sente. Questa è bella, wow. Anche il rilascio, sì. Uno spettacolo, da fuori un'altra cosa, però. Così mi piace. Proviamo a fare una ripresa esterna per sentire un po' il sound da fuori, perché queste auto moderne, caspita, io sono abituato con i rottami vecchi, sono troppo insonorizzate dentro, quindi non fanno sentire veramente il suono dell'auto. Adesso sentiamo da fuori un po' come suona, che sono curioso. Sbaglio, ti ho sentito scannare. No, non eri tu. Ah, sembrava qualcuno che sgommava. No, scoppi, no. Niente. Non sono io. È davvero, davvero un buon sound questo. Ci sta questa modifica. Bello, cupo. Chissà perché non l'hai fatto prima. Ah, però dai, spezzamento. Ecco, esatto. Doveva crescere un po'. No, dai, così ci sta. Sì. È diciamo un buon pacchetto. Se invece si va a togliere il catalizzatore e si va a fare la mappa, bisogna mettere un terminale, perché sennò è troppo alto come rumore. Adesso avete visto che la linea è completamente vuota, però il catalizzatore tappa, quindi si sente. Sì. Si sente un po', ma non troppo, dai. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate di questa modifica, che viene fatta spesso su questo tipo di auto. E ci vediamo al prossimo video, dai. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.